Francesco Cerquetti, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Imperia. Questo convegno sul lavoro transfrontaliero, di che cosa si tratta? Si tratta di per noi portare in evidenza una realtà del tutto locale che però come dire, ha un'importanza economica e sul piano del lavoro determinante nella provincia. È un fenomeno che viene preso in poca considerazione da quasi tutti i governi, da quasi tutti i legislatori, nonostante abbia un impatto abbastanza importante e rilevante nell'economia italiana. A livello europeo, se vogliamo dare una dimensione di numeri, una statistica ultima che risale a fine scorso anno parla di 1.200.000 soggetti che sono coinvolti in questo lavoro transfrontaliero. In Italia poco meno di 100.000, la provincia di Imperia più di 5.000 persone quotidianamente si recano a lavorare un po' nel Principato di Monaco e un po' in Francia. A questi si aggiungono qualcosa come qualche altro migliaio di persone che prima erano domiciliate in Italia, qui in provincia, e che oggi risiedono o domiciliano, sono iscritte all'AIRE in Italia, quindi domiciliano in Francia per ragioni e di comodo e fiscali e quant'altro. Quindi è un fenomeno che ha un impatto abbastanza importante nell'economia italiana, soprattutto nei territori di confine come il nostro, per non parlare della Svizzera e così via, cioè del confine naturale con la Svizzera. È un fenomeno che impatta moltissimo a livello economico, basta per esempio guardare, che so, anche soltanto il transito che c'è sia in entrata che in uscita, perché il paese nostro, l'Italia, non ha soltanto un lavoro transfrontaliero in uscita, ma c'è anche una parte di, soprattutto il confine con la Slovenia, paesi come Trieste e così via, che hanno un grande afflusso di persone frontaliere che dai paesi dell'est vengono a lavorare in Italia. Che tipo di numeri ha questo afflusso dai paesi dell'est verso l'Italia? Io non ho la statistica perché gli esperti hanno documentato dopo, se ha pazienza di rimanere li vediamo, io non ho quei dati lì, però sono numeri molto importanti perché se in Italia parliamo di 100.000 persone, qualcosa come 70.000 dicono essere nella Svizzera, nella sola Svizzera, per cui vuol dire che siamo, se leviamo i 5.000 di questa frontiera, sta a significare che là saranno dai 20-30.000, perché abbiamo anche una parte di Piemonte che confina con la Francia che ha lo stesso fenomeno, Cuneo, Torino e Aosta hanno più o meno lo stesso fenomeno, quindi diciamo che si dividono quelle quote di mercato lì, però è un problema abbastanza importante nella realtà economica perché sottrae, se vogliamo, alla forza lavoro italiana, ai posti di lavoro italiani, la richiesta di impiego e quindi libera, soprattutto in tempi di crisi, libera un pochino la necessità, l'esigenza del mercato del lavoro italiano perché vanno a cercare lavoro all'estero. In secondo luogo sono residenti in Italia, quindi spendono in Italia e significa portare economia nel nostro paese. In più ci mettiamo che, come le dicevo, c'è un flusso migratorio in questo senso qui, basta vedere i giorni di mercato a Ventimiglia piuttosto che Sanremo per vedere come di fatto vivere al confine, avere delle legislazioni che armonizzano più o meno i territori significa avere persone che vengono qua per esempio anche soltanto per fare acquisti, mercati, vestiario e quant'altro, per cui è un problema che non vorremmo trascurare, visto che si parla di riforma del lavoro, Job Act dall'anno scorso, c'è uno sforzo, si sta facendo uno sforzo a livello, per esempio in Francia l'hanno fatto con Monte Carlo, per inserire e portare il telelavoro nel lavoro dei frontalieri, che significherebbe agevolare un pochino i lavoratori stessi dall'essere dei pendolari quotidiani, nello stesso tempo alleggerire anche i costi delle imprese che vedrebbero la necessità di avere meno spazi di lavoro e meno strutture organizzate.